interessanti anche nella. Per l'invito è stato un peccato non aver potuto seguire gli incontri precedenti, anche se conoscendo alcuni di quelli che sono venuti qui, qualcosa credo che possiamo immaginare. Allora, io provo a dare qualche risposta, ovviamente un po' sommaria, per aprire la discussione. Intanto, quando ci sono state un po' le svolte e i cambiamenti rispetto alla memoria. Sicuramente gli anni 90 costituiscono un momento di svolta fondamentale, non solo perché finisce la guerra fredda e quindi questo apre una prospettiva completamente nuova e diversa, ma perché negli anni 90 abbiamo anche, da un punto di vista della giustizia internazionale, con i due tribunali ad hoc sull'ex Jugoslavia e sul Ruanda, oltre al fatto che avvengono il genocidio in Ruanda e le guerre in Jugoslavia, soprattutto in Bosnia, una nuova attenzione al diritto internazionale, ai crimini di guerra, è, diciamo, la prima grande ripresa di questo tema da Norimberga, praticamente. In più abbiamo sempre, nella prima metà poi degli anni 90, l'esperienza che a mio avviso è un'esperienza fondamentale della Commissione per la Verità e la Riconciliazione in Sudafrica, che apre per la prima volta delle prospettive diverse da quella della giustizia retributiva occidentale, che poi a volte si è cercato di prendere come un possibile modello alternativo, ma che ha avuto soprattutto, per essere sintetici, a mio avviso, due grandi meriti. Il primo, quello di aver posto in un ambito giudiziario le vittime al centro, e quindi non come accade in tutti i processi in cui le vittime devono solo rispondere sì o no alle domande del pubblico ministero, dell'avvocato difensore o del giudice, ma le vittime sono quelle che raccontano non solo i fatti, ma anche i loro sentimenti, il loro vissuto, e è attorno a quello che si costruisce una nuova consapevolezza collettiva. Dall'altro, il fatto che è l'unico esempio nella storia in cui nel rapporto finale della Commissione per la Verità e la Riconciliazione vengono elencati i crimini commessi anche dai vincitori, i crimini cioè di chi ha condotto la guerra di liberazione contro l'apartheid, con uno scontro che diciamo, ha visto la ferrea volontà di Mandela e di Desmond Tutu contro il governo ormai dell'African National Congress, che invece voleva espungere questa parte per lasciare solo i crimini dell'apartheid, e che credo che è veramente qualcosa che è rimasto un unico come modello. Naturalmente questa svolta è una svolta che ha alle spalle anche un'altra svolta, quella che negli anni 70-80 c'è stata soprattutto attorno alla Shoah. Come dimensione nuova dell'opinione pubblica rispetto alla Shoah, come consapevolezza e conoscenza, sulla base non solo di una serie di studi, eccetera, ma anche del fatto che è dalla seconda metà degli anni 70 che c'è il grande serial televisivo americano Holocaust, che permette di far conoscere a milioni di persone, entrare in tutte le case con la storia fattuale, per quanto per alcuni aspetti criticabile, della Shoah. La centralità della Shoah è una centralità tardiva in Europa e anche in Italia. Io ricordo benissimo che quando ero anche studente all'università il nome simbolo diciamo, del nazismo non era Auschwitz, era Dachau, il campo che si nominava per simboleggiare il nazismo, cioè c'era ancora la prevalenza della narrazione antifascista rispetto alla consapevolezza della
crucialità della Shoah come momento più forte, più evidente di quella che è stata chiamata la rottura di civiltà che questo evento ha rappresentato. E credo che questo aspetto, questo intreccio, non è stato ancora abbastanza poi, non ci sia abbastanza riflettuto su questo passaggio dalla centralità del paradigma antifascista che in qualche modo poi è rimasto, ma un po' come retorica, come ripetizione, e questa nuova centralità invece della Shoah, con i limiti, i problemi e le difficoltà che entrambi questi aspetti oggi ci dovrebbero comunicare. A partire dagli anni Ottanta c'è anche una nuova presenza forte della giustizia come momento di costruzione della memoria storica, attraverso una serie di processi in Italia, in Francia forse ancora più che in Italia, costituiscono un elemento di riflessione centrale. E il fatto che questa nuova narrativa pubblica sia raccontata attraverso i processi ovviamente condiziona anche le modalità con cui l'opinione pubblica costruisce la propria consapevolezza, in termini quindi soprattutto di giudizio più che di comprensione, per rifarci a quello che diceva Bloch sul compito della storia. Credo che non sia stato un caso, anche se poi da noi forse non se ne è parlato tanto, che uno dei più grandi storici francesi, Henri Rousseau, si è rifiutato di andare a testimoniare in tribunale come storico, ritenendo che fosse ontologicamente negativo inserirsi in qualcosa che riguardava la colpevolezza o meno di un individuo e quindi di non poter svolgere quel ruolo. Naturalmente accanto a questo, a partire dagli anni 80 e poi negli anni 90 ancora di più, la memoria pubblica ha fatto una sua presenza nelle forme più diverse, perché la politica ha cercato ovviamente di impadronirsene in forme diverse, dagli enti locali alla politica nazionale, per arrivare poi con la legge della memoria nel 2000 e con tutto quello che ha costruito. Ecco, in tutto questo a me premerebbe fare un paio di osservazioni. Questa tipologia di memoria, che ho un po' riassunto molto schematicamente, ha favorito la continuità, in questo c'è una continuità tra la narrativa antifascista e la narrativa centrata sulla Shoah, ha favorito una visione degli italiani come vittime. Questo tra l'altro è qualcosa che non si riscontra solamente in Italia, in modo ancora più marcato, per esempio, in un altro paese perdente, cioè il Giappone. In Germania le cose invece sono andate diversamente. C'è stato questo, che in Giappone la narrazione fondata su Hiroshima e quindi sui giapponesi vittima ha prevalso sulla narrazione dei giapponesi criminali di guerra. Si è creata, potremmo dire, una specie di divisione tra una nazione buona, lo stereotipo degli italiani brava gente, quindi una nazione fondamentalmente buona e sana, e uno Stato cattivo, uno Stato fascista, quindi solo l'apparato statale fascista, che andava colpevolizzato come l'unico rilevante. E allora ecco la difficoltà nella memoria di tenere insieme l'essere vittime e carnefici, di tenere insieme il generale Roatta che fa i suoi crimini nei Balcani, di cui credo che se si chieda, non dico ai nostri studenti di storia, ma a chiunque chi era il generale Roatta, probabilmente le risposte che avremmo sarebbero pochissime, e le stragi naziste, di cui invece ovviamente vi è, e giustamente,
una consapevolezza oggi molto maggiore di quella che c'era nel passato, e una consapevolezza anche, soprattutto per storici, tra cui Paolo Pezzino, che era da destra, è uno dei principali artefici, che hanno cercato di problematizzare anche la questione, così come l'ha problematizzata Todorov in Francia e così via. Allo stesso modo che per i giapponesi è difficile tenere insieme Hiroshima e Nanchino, i massacri di Nanchino fatti qualche anno, 8 anni prima di Hiroshima. In Italia il motivo è anche, qui penso che ne parlerà Paolo, che ha lavorato parecchio su, diciamo, i mancati conti con i crimini italiani, largamente per via dell'amnistia Togliatti, che ha chiuso di fatto qualsiasi possibilità giudiziaria di fare i conti, e in questo modo quindi ha reso impossibile per la memoria, tant'è vero che poi la ripresa della memoria è venuta su processi nei confronti dei tedeschi e non degli italiani. Ecco, quindi questo quadro complessivo e contraddittorio di italiani insieme barbari e eroi, i cui barbari e gli eroi sono comunque delle minoranze, e ancora, anche se ce lo ripetiamo sempre più volte, è da fare la storia della maggioranza in attesa, della maggioranza della zona grigia, eccetera, eccetera. Ecco, da parte degli storici, credo che, o meglio, degli storici forse più avveduti, più problematici, eccetera, è mancata la capacità di riuscire a essere egemoni delle narrative pubbliche, che sono state invece narrative di carattere semplificatorio, di carattere manichero, e in cui quindi hanno prevalso dei racconti e delle narrative ideologiche, politiche, fatte di contrapposizioni, semplificazioni, eccetera. Due esempi su questo, e mi avvio a terminare. Uno, perché avendo insegnato 18 anni a Trieste, l'ho vissuta dal 75, le foibe a Trieste. Quando io sono andato, delle foibe si parlava tra, diciamo, gli storici, chiamiamoli legati all'Istituto della Resistenza, democratici, eccetera, in privato, ma guai a parlarne in pubblico, perché in pubblico non si poteva, era considerato un offrire un'arma al neofascismo. Il processo sulla Risiera di San Sabba, che viene fatto nel 1976, avrebbe potuto essere una grande occasione, è un'occasione di fatto mancata rispetto a questo. E quando scoppia le guerre in Jugoslavia, per i primi anni, questo è alcuni dei motivi per cui sono scappato, sono andato a Varsavia, visto che mi era offerta la possibilità, Trieste era la città in cui si preoccupava di vendere jeans ai combattenti e ai profughi da una parte e dall'altra, e a guardare con un cinismo veramente terribile quei massacri che avvenivano a pochi chilometri dal mare. L'altra questione che mi preme sottolineare, perché secondo me è un buco nero nella nostra coscienza e anche nella nostra ricerca storica, è quello che riguarda i regimi comunisti nel dopoguerra, che sono, quando se ne parla ancora, sono letti nella narrativa antifascista, in cui tutto sommato la grande Unione Sovietica della guerra patriottica ha, giustamente, se si conosce, ha dato un grande aiuto e così via, ma si tace completamente di quello che ha significato per la Polonia, l'Ungheria, la Cecoslovacchia, la Cina in modo diverso, il dramma della vittoria del comunismo e la creazione di un sistema opprimente che proprio nei primi anni, tra l'altro, è terribilmente opprimente e repressivo in forme assolutamente. Ecco, questo è uno dei, forse per me, quello più difficile da affrontare, perché rischierebbe di mettere in discussione alcune categorie consolidate, ma credo che in una visione nuova dovrebbe essere invece sicuramente al centro di questa comparazione di che cosa è stata il dopoguerra immediatamente
No, una sola cosa, termino sulla Bosnia. Io ritengo che davvero sulla Bosnia e sulle guerre di Jugoslavia ci sia stata in Italia una rimozione enorme, non piccola, una rimozione direi quasi completa. Mi dispiace non aver sentito Bianchini, anche se l'ho sentito tante volte cosa ha detto a proposito, e è il segno di questa permanente contraddizione che cerchiamo di risolvere con una appartenenza manichea di nuovo che spinge a schierarsi o con la Croazia, o con la Bosnia, o con la Serbia, a appoggiare o a criticare, ma in modo sempre completo, eccetera, l'operato del Tribunale Internazionale e così via. Da questo punto di vista la memoria fa agio sulla storia in modo sicuramente eccessivo, e di fronte a questo allora io mi domando anche se il problema della memoria non è anche quello che a volte ce n'è troppo, e quindi bisognerebbe riuscire a rendere selettiva la memoria perché riesca a diventare tra l'altro parte importante di una riflessione storica più consapevole. Di questa opportunità di avviare un dialogo tra giuristi e storici su un tema sul quale è molto facile far intendersi, perché fare i conti con la storia detto così è come se i giuristi debbano fare il processo agli storici. Dico subito, questo non è il mio ruolo, non è quello di cui dobbiamo pensare, riflettere. Noi giuristi usiamo la storia nelle nostre ricostruzioni dogmatiche, se lavoriamo all'università, o quando facciamo un processo, quando raccontiamo una storia processuale, produciamo racconti, lavoriamo continuamente con memoria. Il diritto è un medium della memoria. E su questo, sulla memoria, su questa nostra materia prima comune, che dobbiamo intenderci un po' meno. Quello che ho appreso da Marcello Flores è che ci preoccupiamo di osservare la storia della memoria e com'è cambiata questa storia della memoria nel secolo scorso. Sicuramente è cambiato molto perché abbiamo avuto una memoria di grandi, grandissimi mali, dell'olocausto, della bomba nucleare, di una guerra mondiale, della possibilità di distruggere le basi naturali del pianeta. Cioè è cambiato tantissimo nel secolo scorso nella storia dell'umanità. Poi lui studia anche i diritti umani, e i diritti umani nascono dall'idea di un modello di una umanità. Boh, che cosa sia, se sia da spaventarsi, se solo un altro refrain del totalitarismo, non lo so, e non deve adesso preoccuparci. Veniamo al sodo. Come trattiamo la memoria e come vedono i giuristi, come vedono gli storici la memoria? Ecco, i giuristi hanno nella loro storia del diritto capito che c'è soprattutto una storia della Costituzione, e la storia della Costituzione non è solo più semplice storia di potere giuridicamente costruito, ma storia di diritti. Ora, ci sono dei sociologi che ci raccontano la storia dei diritti come una storia di sacralizzazione della persona umana e tutta convogliata nel concetto della dignità umana. Sa se Nouveau è quello che rappresenta il post Hiroshima. Questo è il nucleo valoriale, perché i giuristi nel secolo scorso hanno cominciato anche a parlare di valori. Da Nietzsche in poi non riusciamo più a toglierci da addosso questo concetto. È un trattato sull'Unione Europea, abbiamo una tavola dei valori che non so se qualcuno deve essere, se ve li ricordate ancora, ma comunque questo è il nostro problema.
e i diritti investono la memoria. La memoria è una costruzione di diritti di narrazione, di libertà di narrazione. E il diritto all'oblio, di non, ad esempio, il diritto delle vittime della Shoah di non dover ogni 2 o 3 mesi raccontare per smentire colui che sbugiarda e diffonde menzogne negazioniste. E questo lì ci sono dentro dei diritti di disporre liberamente di raccontare o dimenticare, una memoria individuale, e la memoria individuale è elemento fondamentale di quella personalità della quale parla anche l'articolo 2 della nostra Costituzione. Ecco, questa è la memoria della persona che si costruisce, e secondo me su questo forse gli storici hanno ancora, vedono ancora, parlano di giustizia, vedono processi, ma non vedono questo discorso di costruzione di diritti che investono il loro proprio lavoro. Mi dispiace, ma è successo negli ultimi decenni che a qualche storico è stato fatto qualche processo, ma questo perché vi è stato uno sviluppo dell'idea dei diritti alla memoria, sulla memoria della persona, rispetto ai quali anche gli storici devono apprendere di non lavorare in uno spazio di amministrare. La storia non si amministra, la storia si costruisce a partire dalle narrazioni della memoria personale, e questo secondo me è l'interessante sul quale è l'interesse sul quale bisognerebbe far partire un dialogo tra giuristi e storici, e stare attenti a non tirare fuori subito, come fa Giovanni De Luna, la Repubblica del Dolore, dire c'è troppo vittimismo, magari ancora l'accusa addirittura che tutte le vittime vogliono solo il denaro. No, è qualcosa completamente cambiato nella storia del diritto, che è storia oramai soprattutto del diritto costituzionale, nella costruzione della persona e in questa costruzione di dignità, che comunque un minimo sentimentale ce l'ha. Ciò che è quello su cui maggiormente divergiamo, la questione se punire il negazionismo o meno possa servire, in quale forma e quant'altro, che è un dialogo tormentoso che dovrebbe partire e non concludersi con una votazione in un momento in cui nessuno ci ha riflettuto, come pensavano adesso di fare in Parlamento. Ma questo dialogo deve partire, perché secondo me lì si tratta di cogliere lo sviluppo dei nostri tempi, che sta costruendo non solo un ethos, ma anche un comune sentire umanitario di fondo sulla dignità umana, che tutti citano a sproposito, ma che è sulla bocca di tutti, perché effettivamente è un modo di costruire una propria identità delle persone privatamente e pubblicamente. E questo secondo me è l'interesse dei nostri tempi, che viene radicalmente negato da quei costituzionalisti che ritengono che bisogna sempre ritornare a parlare del potere e non dei diritti, che rifiutano questo cambio del paradigma, che non vogliono costruire il diritto a partire dai diritti, ma vogliono sempre tornare ai poteri. È anche una lotta tra filosofia del diritto. È un nuovo paradigma quello dei diritti, che
Se guardate bene chi ci scrive, chi ci lavora sopra, in Italia sono autori come Rodotà, che non è un costituzionalista come lo vedono i giornalisti, ma è un giusprivatista. O Ferraioli, che è un giuspenalista. Peccato che non abbiamo i costituzionalisti, tranne qualche eccezione fiorentina, che si occupa di diritti fondamentali. Fondamentali perché riposano su un'idea di dignità dell'uomo in quanto soggetto di diritti e della possibilità di convenire quantomeno in negativo in che cosa consistono le violazioni più elementari della base dei nostri diritti. Abbiamo tutti delle idee di giustizia molto diverse, come dice anche il mio maestro Zagrebelsky. Tutti abbiamo idee diverse su che cosa è l'ordine giusto per la società, ma quando guardiamo bene al nostro bagaglio di esperienza, al nostro patrimonio storico in termini non materialistici, se guardiamo bene al nostro patrimonio storico, l'articolo 9 della Costituzione, abbiamo delle comuni esperienze di ingiustizia. E sono queste esperienze di ingiustizia che hanno canalizzato e hanno rigenerato la nostra volontà di giustizia e di nuove forme civili di convivenza. E se oggi viviamo un momento nel quale l'Unione Europea rischia di collassare, mi sembra meglio guardare a quel che genera in questo momento speranza e fiducia. E questi sono i diritti, questa è la memoria. E per tornare alla questione punire o non punire, negazionismo che necessiterebbe un ciclo di lezioni altro, cos'è ciò che, perché è il veleno massimo che sta distruggendo questo Stato costituzionale che abbiamo costruito alla fine del secolo scorso, che si sta sviluppando e espandendo in tutto il mondo? I veleni sono il cinismo e l'ipocrisia, sostanzialmente. Combattere il negazionismo è combattere esattamente questi veleni che stanno distruggendo le nostre istituzioni, che secondo me minacciano in questo momento anche fortemente la vecchia Europa. A parlare a conclusione di questo ciclo di seminari che mi pare pone problemi molto grossi. Ad alcune delle domande ha risposto esaurientemente Marcello Flores, e quindi in un intervento che condivido pienamente. Io mi limiterò, anche per restare nel tempo, ad affrontare un paio di questioni tra quelle poste sia nelle domande sia negli interventi precedenti. Intanto partirei da quest'ultimo intervento, da queste ultime cose sul negazionismo. Nessuno di noi si sogna di negare che contro il negazionismo va fatta una battaglia assolutamente dura. Il punto su cui non siamo d'accordo è quali sono gli strumenti di questa battaglia. Nel senso che, bene o male, sancire penalmente il reato di negazionismo vuol dire, presuppone una verità storica ufficiale di Stato rispetto alla quale lo Stato poi decide chi sanzionare o meno, cioè chi si discosta da questa verità. I problemi che si pongono sono enormi. Che cosa si sancisce? La negazione dell'Olocausto e basta? La negazione di tutti i genocidi che sono avvenuti nella storia? E quali sono questi genocidi? Ricordo il caso di uno studioso del mondo arabo, del Medio Oriente,
che siccome francese, che siccome si mise a discutere se il reato, se il genocidio degli armeni era effettivamente un genocidio, cosa che gli storici hanno fatto, io credo anche legittimamente, fu incriminato per negazionismo. Ma ricordo anche che in paesi che hanno introdotto il reato di negazionismo, in alcuni paesi, soprattutto in quelli dell'Est Europa, i crimini di cui si parla e che si la cui negazione si punisce sono per esempio i crimini del regime comunista. Giusto, anche io sono d'accordo, quei crimini selettivamente sono stati dimenticati dalla memoria europea, però voglio dire, dobbiamo fare un elenco lunghissimo di crimini contro l'umanità, discutere dei quali o arrivare a negarli con una falsificazione totale sarebbe reato. Io credo che non usciremo assolutamente mai, anche nei paesi dove il reato c'è ed esiste, è una fattispecie giuridica difficilmente utilizzabile, crea più problemi di quanti non ne voglia risolvere. Non è un caso che in Francia, che è andata molto avanti su questo piano, c'è stata poi una reazione di storici, certo non negazionisti, contro questi reati, per cui io mi auspicherei veramente che l'Italia non voglia seguire questa via, oltretutto sull'onda emotiva, scusate, di una vicenda come quella della morte di Brick e del funerale, del seppellimento del cadavere di Brick, per cui all'improvviso in Parlamento tutti si sovvengono che sì, c'era una raccomandazione europea di inserire questo reato. Ricordo, ci provò il ministro della giustizia Mastella, già allora ci fu una presa di posizione degli storici contraria, Marcello Flores è autore di un appello che fu firmato da vari storici e che è stato ripetuto anche in questa situazione, per cui la mia contrarietà, certo mi si dice, per esempio ho visto una presa di posizione anche gli storici che l'altra volta avevano firmato questo appello e che ora sono più incerti, perché i siti negazionisti su internet sono effettivamente qualcosa, un fenomeno che è pericolosissimo, ma la battaglia va svolta su un piano di conoscenza storica, non può essere svolta su un piano di diritto penale. Ci sono già delle norme di legge che impediscono e che puniscono, non impediscono, che puniscono l'istigazione all'odio razziale, si utilizzino quelle, ma non si inserisca una nuova fattispecie giuridica di difficile applicazione. E qui quando arrivo a parlare di una battaglia che va svolta sul piano della conoscenza storica, entro nel merito di un altro argomento di cui vorrei parlare. È già stato accennato alla fine dell'intervento di Marcello Flores. Per una serie di motivi complessi, in particolare per la crisi delle identità tradizionali, noi viviamo in un periodo di ipertrofia della memoria. Sentiamo parlare in continuazione l'obbligo della memoria, il dovere della memoria e così via. A parte che io mi pongo il problema di che effetto faccia nei confronti di un giovane di oggi che vive sempre connesso fra tablet, telefonino, è questa retorica della memoria. E probabilmente fa l'effetto di indurlo a non prendere mai in mano un qualsiasi libro di memoria o di memoria o di storia, ma ritengo che questa ipertrofia della memoria nasconda una serie di contraddizioni, come già dimostrò in un libretto pubblicato in Francia nel 1995 Todorov, intitolato Gli abusi della memoria. In questo libro Todorov dimostrava, a mio avviso in maniera esemplare, che il richiamo ossessivo alla memoria
che di solito viene accompagnato anche dall'invito a ricordare perché ciò non accada, non solo dimostrare la dimensione retorica di questo richiamo, perché se un genocidio crimini contro l'umanità accadono di nuovo, e sono accaduti appunto in Bosnia, nel cuore dell'Europa, che era già attraversata da ondate di commemorazioni, per esempio della Shoah, il richiamo alla memoria non serve assolutamente a niente. Ma Todorov richiamava una bellissima frase di Plutarco, che diceva che la politica è ciò che toglie all'odio il suo carattere eterno. Cioè, il richiamo ossessivo alla memoria molto spesso non è un sintomo di riconciliazione o di pacificazione, è esattamente il richiamo a una memoria che Todorov chiamava memoria letterale, memoria di bloccata, che impedisce il superamento delle ingiustizie del passato. E non è un caso che questo richiamo della memoria sia venuto a crescere progressivamente man mano che è invece venuta a diminuire progressivamente la capacità della politica di risolvere i conflitti e di preventivare, programmare, organizzare il futuro. Sempre Todorov citava poi uno storico francese, Guy Lebard, che parlava di follie commemorative e di frenesia di liturgie storiche. E mi pare che sia esattamente quello che stiamo vivendo in Europa e in particolare in Italia, con la moltiplicazione di giornate memoriali, ce ne sono un'infinità, che poi si riducono molto spesso appunto in retoriche e ripetitive commemorazioni. Rispetto a questo richiamo alla memoria, io vorrei, forse da storico, invece invitare a un richiamo alla storia. Una delle assolutizzazioni della memoria è che i fatti da ricordare vengono decontestualizzati, vengono inseriti di solito in un giudizio etico-morale, mentre invece, come ricordava Marcello citando la grande lezione di Marc Bloch, il compito dello storico e della storia è innanzitutto di comprendere. Per cui abbiamo questa parallela esplosione del dovere della memoria e crisi viceversa del diritto alla conoscenza storica. La conoscenza storica ormai è in fase di tragica crisi, e non solo perché i nostri studenti non sanno chi è Roatta, ma perché queste sono società che non svolgono più una riflessione sul proprio passato. Una conseguenza di questo, una conseguenza quindi dell'incapacità di fondare identità condivise sulla conoscenza del passato, è anche questa ipertrofia del diritto. Fare giustizia significa sempre di più fare un processo. La domanda numero 3, 4 citava appunto la ripresa dei procedimenti penali per crimini di guerra, che in Italia è avvenuta soprattutto alla fine degli anni 90 e all'inizio di questo secolo. Ora, c'è una domanda di giustizia che effettivamente è venuta fuori sia dalle vittime, dai parenti, dai familiari delle vittime, sia dall'opinione pubblica, appunto la commissione parlamentare sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a saggi nazifasciste, fu il prodotto di una scandalo che attraversò l'opinione pubblica quando nel 94 furono ritrovati a Palazzo Cesi
sede della Procura Generale Militare, centinaia di fascicoli per crimini di guerra relativi all'immediato dopoguerra che erano stati illegalmente archiviati, sottratti quindi al giudizio penale. Ora, in questo scandalo c'è da una parte un'effettiva esigenza di giustizia, ma c'è anche, dal mio, a mio avviso, un equivoco, che cioè la giustizia penale possa intervenire a decine di anni dal momento in cui gli episodi sono avvenuti. Io credo che la giustizia penale rappresenti una forma essenziale di quella che si chiama giustizia di transizione, purché sia rapida, selettiva. Non si può uscire da periodi di crimini di massa processando tutte le masse che si sono macchiate di crimini, perché se no non si arriverebbe mai a una pacificazione di una società. Dopo la Seconda Guerra Mondiale avremmo avuto centinaia di migliaia di processi che coinvolgevano persone che si erano effettivamente macchiati di crimini molto forti, ma non può essere la giustizia penale il modo per uscire da queste da questa diffusione di crimini dovuti a ordini criminali di stati criminali, e quindi deve essere rapida, selettiva e concentrata. L'amnistia, che anche qui citava Marcello Flores, l'amnistia Togliatti va criticata sia dal punto di vista tecnico, sia perché intervenne troppo rapidamente, ma in tutti i paesi europei, attraversati dopo la fine della guerra, vi sono state leggi di amnistia, perché è un'esigenza fisiologica della società di guardare avanti. E l'esperienza del Sudafrica, che Marcella ha ricordato, è interessante proprio per questo, perché lì si cercò appunto di fare tesoro anche di queste esperienze, di individuare una via originale per uscire dai conflitti senza l'oblio sulle ingiustizie. Ecco, a me sembra che anche questa ipertrofia della giustizia penale, che si è trasformata nella richiesta pressante di processi per fatti avvenuti 70 anni fa, sia un ulteriore esempio di una crisi della politica e della capacità della politica di fornire anche giustizia, ma tramite altri mezzi, narrazioni pubbliche, commemorazioni, memoriali, monumenti e così via, per cui anche in questo caso si sovraccarica la giustizia penale di una serie di compiti che a mio avviso non può avere, perché ricordiamoci che il compito di un processo è quello di dimostrare la colpevolezza penale del singolo imputato, non può essere quello di creare delle narrazioni storiche, come che invece è quello che vogliono i familiari delle vittime quando si rivolgono a un giudice perché istruisca un processo su fatti avvenuti 70 anni fa. Quando è uscito il film, e qui chiudo, di Spike Lee, su Sant'Anna, Miracolo a Sant'Anna, i familiari delle vittime di Sant'Anna di Stazzema si sono molto scandalizzati di quello che peraltro era un brutto film, come era brutto il libro che gli stava dietro, e hanno continuato a ripetere che la verità storica su Sant'Anna è stata definitivamente accertata dal Tribunale di La Spezia, che ha condannato in primo grado 9 tedeschi alla pena dell'ergastolo. Se andate a leggere la sentenza di condanna, vi trovate tutt'altro che la verità storica, una sentenza molto discutibile che accusa i partigiani di essere in qualche misura responsabili morali dell'eccidio, riprendendo anche alcune delle mitologie che intorno all'eccidio di Sant'Anna si erano elaborate, come quella del volantino che invitava i cittadini di Sant'Anna a non evacuare il paese. Ed è tutt'altro che una verità storica. Ma non è preoccupante che il Tribunale di La Spezia abbia scritto delle cose che da un punto di vista storico sono discutibili? È preoccupante che viceversa i cittadini di Sant'Anna, ma non solo i cittadini di Sant'Anna,
anche circa una cinquantina di deputati italiani, in un'interrogazione che fecero al ministro dei beni culturali, fra i quali anche qualche storico famoso, sostennero che la verità era stata definitivamente accertata da una sentenza penale. Ecco, questo credo sia un indice di confusione per cui l'ipertrofia della memoria, l'ipertrofia della dimensione giuridica toglie spazio alla conoscenza storica e in ultima analisi a una consapevolezza critica del nostro passato. Grazie, grazie anzitutto per aver a Circolo Vie Nuove, gli organizzatori di tutta questa serie di incontri e della tavola rotonda conclusiva, per avermi dato l'occasione in realtà di studiare, perché essendo una riflessione questa che ruota attorno a temi dei quali sì, magari mi sono occupata tangenzialmente, per prepararmi, come si vede dalla apparecchiatura della tavola che mi sono fatta, per prepararmi per questi pochi minuti ho letto molte cose per cercare di capire anche gli altri punti di vista, perché effettivamente parto dall'ultima palla alzata da Paolo Pezzino: verità processuale e verità storica sono due cose diverse, però possono essere complementari. Sono sicuramente, una cosa è stabilire la responsabilità individuale e un'altra cosa è capire che cosa è successo, però effettivamente in alcuni momenti, a causa di lacune, l'una può spingere l'altra. C'è una differenza sostanziale che ha a che fare con il tempo. La verità processuale è quella: una volta che c'è la sentenza fissa una responsabilità individuale. La verità storica invece, almeno per come la vedo io, ma per l'appunto non sono un'esperta di storia, è in continuo, se ci sono nuove fonti si continua a studiare, si riaprono dei capitoli che magari fino a un certo periodo storico erano stati fissati in un certo modo, e quindi è una continua ricerca, una ricerca della verità. Vorrei passare dal termine memoria al termine verità, facendo una premessa: non è che parli di verità di Stato o precostituite. Uso il termine verità perché sono un internazionalista e quindi le mie fonti, i documenti con i quali ho a che fare nel ricostruire le regole del diritto internazionale, parlano di verità, giustizia, riparazione e riconciliazione. Ci sono recentemente è stato istituito dalle Nazioni Unite un relatore speciale che si deve occupare della promozione della verità, dove verità è la ricerca della verità, questo è il modo per intenderci, non è la verità prestabilita, è la ricerca della verità anche a distanza di anni dagli eventi, se non c'è stata prima. Faccio un passo indietro. Ritornando ai crimini contro l'umanità, sono crimini sicuramente molto gravi, che a seguito dei quali, in genere ad esito di un conflitto, si stabiliscono delle leggi di amnistia. È successo con l'amnistia Togliatti, ma è successo in quasi tutti i paesi. Però se noi leggiamo nel decreto chiamato l'amnistia Togliatti, sono escluse dall'amnistia le stragi. Sono escluse. Quindi c'è un'amnistia, è proprio per rendere selezionata questa giustizia. Adesso poi cercherò anche di chiarire che il concetto di giustizia è anche un po' più ampio di quello che non è. La giustizia non è solo processo. La giustizia, soprattutto quella internazionale, è un concetto molto più ampio, è una giustizia riconciliativa. È vero che ci sono anche i processi ed è vero, siamo alla fine degli anni 90, anche io identifico alla fine degli anni 90 un momento particolare, cioè alla fine, diciamo, degli anni 90 sicuramente c'entra la fine del bipolarismo, quindi un mutamento degli equilibri, anche perché poi i fatti che analizziamo sono gli stessi, in ottiche diverse, ma storici e giuristi guardano la stessa materia prima, anche se magari forse con lenti diverse. E negli anni 90 succede quello che prima, perché il Consiglio di Sicurezza era bloccato dai veti incrociati, non poteva succedere, e quindi si fonda prima il primo tribunale per l'ex Jugoslavia,
poi quello per il Ruanda, poi c'è tutta la preparazione del progetto di Corte Penale Internazionale, ma negli anni 90 ci sta il Sudafrica, il processo costituzionale in Sudafrica che porta alla Commissione di Verità e Riconciliazione, che non è un unicum del Sudafrica, è un altro modello di giustizia, sempre giustizia internazionale, è un altro modello che non tende a dire c'è un colpevole e una vittima, ma racconta la storia, è un modello narrativo, è un modello di giustizia che tende alla riconciliazione, e questo non avviene soltanto in Sudafrica. Spesso i due modelli convivono. Mi viene in mente quello che è successo in Ruanda. In Ruanda c'è stato, dopo il genocidio, è stato creato il Tribunale per il Ruanda, però contemporaneamente conviveva la giustizia tradizionale, i cosiddetti gachaka, che erano dei tribunali della comunità, del villaggio, dove ci si sedeva in circolo e si raccontava quello che era successo. E questa era una forma di giustizia. Questa era nazionale, però faceva tutt'uno con il processo di giustizia internazionale. Sui crimini contro l'umanità c'è anche un altro fraintendimento che spesso si dice che sono dei crimini così efferati che non possono essere, che devono poter essere giudicati in un qualunque momento. Si parla della imprescrittibilità di questi crimini. In diritto internazionale non esiste una regola che stabilisca questo, perché è anche giusto che con il passaggio del tempo si arrivi ad una fine, passi, cioè non esista più un obbligo di perseguire penalmente. Di nuovo, il processo penale è solo uno dei modi. A un certo punto, passati tanti anni dagli eventi, sono altre le forme. Infatti nel diritto internazionale non esiste, non deriva dalla natura così grave di questi crimini, crimini contro l'umanità, la loro imprescrittibilità, anche se potete, diciamo, nella vulgata dell'internazionalista si dice crimini così gravi sono imprescrivibili, non è così. Anche perché così si rischia di riaprire all'infinito delle ferite. Da questo punto di vista sono d'accordo con l'ipertrofia della memoria. Quando si può fare il processo, e quello che è successo nell'immediato dopoguerra, Norimberga cosa è stato? È stato un processo ai criminali maggiori. Gli stessi tribunali per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda sono dei processi, adesso sono ancora in corso per l'ex Jugoslavia i processi a Karadžić e Mladić. Si è cominciato all'inizio da quello che erano i pesci piccoli, ma solo perché la macchina processuale doveva avviarsi e quindi doveva crearsi, però sono in qualche modo dei processi esemplari. Ed è anche vero che la giustizia penale internazionale, in questa accezione più ampia, non solo il processo, ma anche tutti i vari processi di riconciliazione, dà sì voce alla vittima, ma non pone l'accento soltanto sulla vittima, perché nella storia, nella narrazione non ci sta soltanto la vittima, ci sta tutto quello che è successo. Quindi questo per dire, ed è quando sono state fatte, qui siamo un po' dopo, siamo negli anni 2000, sono uscite nei vari paesi europei una serie di leggi sulla memoria. Le leggi sulla memoria hanno sicuramente isolato dei fatti, e la memoria era su quei fatti, a seconda del contesto. Abbiamo sentito adesso nell'Est vi erano i crimini commessi dal totalitarismo, in Italia c'era la persecuzione contro il popolo ebraico, i deportati militari e politici, in Spagna il franchismo e la guerra civile, cioè a seconda della storia del paese le leggi sulla memoria erano particolari. A me ha colpito, queste sono tutte cose che ho imparato negli ultimi giorni, quindi ha colpito che la legge sulla memoria in Spagna istituisce, crea proprio, c'è un sito, e in questo sito c'è una narrazione condivisa di quello che è avvenuto nel franchismo. Io non penso che sia un caso che poi storia, narrativa, letteratura, cinema, sì, diciamo, esce un film in un certo periodo perché
l'autore sta ragionando su quelle cose. Adesso c'è un romanzo di una scrittrice spagnola, Vigiani, niente, non una grande letterata, che racconta la storia di Matisse in Spagna nel periodo franchista. Non penso che sia un caso. Un altro elemento che volevo, diciamo, sempre da giurista, che poi mi ci sento fino a un certo punto, perché gli internazionalisti sono una bestia strana, sono molto rozzi, devono avere a che fare con tutti i paesi del mondo, quindi la loro argomentazione è molto banale, se vogliamo. Cosa è successo dopo l'Olocausto? C'è stato un tentativo di monetizzare quanto era avvenuto, quindi mi riferisco ai risarcimenti per l'indicibile. L'indicibile si monetizzava e diventava delle somme di denaro. E quindi c'è il problema del risarcimento dopo crimini di questo genere. Ci si può chiedere che ruolo abbia un risarcimento. Sicuramente ha un ruolo di riconoscimento di quello che è avvenuto, quindi sicuramente siamo di nuovo nell'ambito della narrazione di una storia, verità, memoria. Poi adesso, fatte i chiarimenti iniziali, si possono usare questi termini, condivisa, cioè il risarcimento stabilisce quello che è avvenuto, però molti dei processi per il risarcimento sono stati fatti da lobby, ci sono delle azioni collettive che nascono negli Stati Uniti, fatte dagli ebrei statunitensi contro le banche svizzere che avevano tenuto dei conti di persone morte ad Auschwitz o comunque nel corso dell'Olocausto. E ci si è chiesti se attraverso questo denaro si voleva banalizzare quanto era avvenuto. Secondo me la cosa più rischiosa non è la banalizzazione, bensì pagare per non fare altro. Nelle varie leggi della memoria una cosa che emerge è, diciamo, in quella italiana non emerge, in quella italiana c'è quella narrativa che è emersa: italiani brava gente, gli italiani sono solo vittime, si dimenticano tutti i crimini di guerra commessi dagli italiani. Quindi, dicevo, nella legge sulla memoria italiana non si parla di responsabilità dello Stato, in quella spagnola si parla di responsabilità dello Stato, in quella francese si parla, c'è il riconoscimento della responsabilità dello Stato. Quindi, se c'è un risarcimento in aggiunta al riconoscimento della responsabilità, secondo me si perde questa possibilità, questo rischio di banalizzazione attraverso il denaro. Se invece, come è avvenuto non a caso in Giappone, quindi c'è questo parallelo, in Giappone sono stati dati dei risarcimenti, no, non dei risarcimenti, cioè delle indennità graziose, proprio sotto, come se fossero delle forme di assistenza sociale alle donne di conforto, cioè a quelle donne costrette durante l'occupazione a prostituirsi. E non è mai stato riconosciuto, non c'è stato un riconoscimento di responsabilità dello Stato, è semplicemente stata data una sorta di indennità graziosa. Qualche parola anche, visto che il tema del negazionismo è un tema molto dibattuto, non soltanto tra gli storici, ma anche tra i professori di diritto. Quest'estate ero ad un convegno internazionale, c'era una mia collega belga che mi diceva che ci sono stati molti convegni in Belgio, perché quando hanno introdotto un disegno di legge sulla, anche lì, banalizzazione, perché non è la negazione dell'Olocausto, e non è soltanto la negazione dell'Olocausto, cioè la negazione, banalizzazione dell'Olocausto e degli altri crimini contro l'umanità, e poi si aggiunge così come definiti dallo statuto della Corte Penale Internazionale.
statuto che in realtà non definisce nulla, si dà una definizione astratta ma che non ha nulla a che fare con quella che sarà poi applicata. Quindi io a lezione, parlando ai miei studenti, ci sono delle recenti sentenze, una della Corte Europea dei Diritti Umani, diverse dei tribunali olandesi, se io raccontassi l'episodio di Srebrenica dicendo, ricostruendo io i fatti, dicendo che non vi è stato un genocidio, io sarei passibile, se dovesse passare questo disegno di legge italiana, non mi ricordo quali erano le pene, comunque diciamo, secondo me non ci si carcere magari. È vero che questo deriva non già da una raccomandazione ma da una decisione quadro dell'Unione Europea, decisione quadro che è dotata di una certa forza vincolante, non è semplicemente che l'Unione Europea vuole raccomandare, ma sta dicendo agli Stati decidete voi come e quando fare, però fate qualche cosa. E, però secondo me incriminare la negazione dell'Olocausto o anche la banalizzazione di altri crimini è segno di un fallimento della storia, fallimento del diritto così come lo facciamo noi, perché l'unico modo è tornare alla politica, tornare a essere in grado di replicare alle idee. Tra le cose che mi sono riletta questi giorni c'è il secondo capitolo del saggio sulla libertà di Mill, che parla della libertà di opinione e fa della libertà di opinione una libertà fondamentale. E dobbiamo essere in grado di comunicare come in una tavola rotonda, attraverso esprimere le nostre opinioni, meglio se differenti, e confrontarsi su queste, oltre agli altri rischi di cui non si è parlato, quindi lo dico effettivamente. Criminalizzare, penalizzare una negazionista e dargli una luce di palcoscenico che non merita. Grazie. Io ho parlato con Lamberto prima che avviasse questo ciclo e so quanto si è impegnato, fatto bene Carlo Spagnolo a ringraziarlo. Allora, tanto ammirevole mettere insieme questi temi che sono stati trattati oggi. Non c'è sicuramente confusione né da parte degli organizzatori né da parte degli speaker di questa sera, però sono stati usati in modo un po' indiscriminato tre istituzioni: la giustizia, la politica e la storia. La metodologia della giustizia, della politica e della storia sono diverse. La politica è divisiva per definizione. La storia è una ricerca in divenire che dipende dalle fonti che possono diventare, cambiare, rinnovarsi, eccetera. La giustizia dovrebbe avere un requisito, la neutralità di chi la impartisce. Nel sistema internazionale che viviamo oggi, la neutralità non esiste. Oggi siamo arrivati all'assurdo di una grande potenza che non ha firmato il patto che ha dato origine alla Corte Penale Internazionale, che pretende di applicare le norme che sono in questo patto e che firma addirittura degli accordi bilaterali con paesi che hanno firmato il patto affinché, ove fossero incriminati dei suoi cittadini per crimini commessi in quel paese, il paese violi l'impegno assunto con la Corte Penale Internazionale e restituisca gli imputati alla potenza d'origine. Naturalmente sappiamo che questa potenza è gli Stati Uniti. L'intervento che ha fatto Marcello Flores a proposito della commissione, che poi è stata ripresa anche da altri, naturalmente è stato un po' rapido nel discutere. La commissione di giustizia, come sapete perché l'ho studiata a fondo, ha il suo momento chiave nella confessione del colpevole, di fronte alle vittime o ai parenti delle vittime. In questo caso non c'è la neutralità e da tutti i punti di vista la commissione non è un esercizio di giustizia, non c'è un giudice che deve imporre la sua sentenza, il momento chiave è dato dalla confessione.
Questo metodo, che è stato usato in altri paesi con minore o maggiore fortuna, non è utilizzato dalla giustizia internazionale così come viene gestita oggi nei tribunali specifici per Ruanda e Jugoslavia, tantomeno per la Corte internazionale. Nei giorni scorsi c'è stata una riunione in sede dell'Unione Africana in cui si è messo in discussione un punto, il ritiro in massa dei paesi africani che hanno firmato lo statuto della Corte Penale Internazionale per il fatto che finora gli unici uomini politici che sono stati incriminati dalla Corte Penale Internazionale sono africani. Personalmente ritengo che questa decisione, che poi è stata in realtà non realizzata perché ci sono state sollevate molte obiezioni, era sbagliata, nel senso che gli africani che sono stati incriminati, il presidente del Sudan, il presidente della Costa d'Avorio e così via, hanno commesso i loro crimini contro africani. In un certo senso questa è una specialità degli africani che non hanno ancora una dimensione internazionale. I crimini commessi invece da uomini politici che non sono stati incriminati sono stati commessi contro cittadini di altri paesi. Tutto considerato, la Corte internazionale può avere discriminato gli africani, ma ha anche protetto gli africani, perché le vittime di Gbagbo, di Bashir e altri, se sono stati effettivamente commessi dei crimini, sono pur sempre degli africani. Però questo fatto che l'Africa mette in discussione proprio la neutralità, la giustizia della giustizia, possiamo dire, in una, mi sembra un allarme, un grido d'allarme. Si può oggi ancora fingere che ci sia una giustizia internazionale di fronte a questa evidente sperequazione che regola i rapporti internazionali? Questo è un argomento che forse andrebbe trattato al di là dei singoli fatti, dei singoli processi. Sono emerse, le riprenderò in modo molto rozzo e quindi mi scuso con chi dovrà magari provare a rispondere, perché sono estremamente vaste. Una è quella del passaggio menzionato da Marcello, soprattutto tra, diciamo, il paradigma della narrazione antifascista e una narrazione sostanzialmente quella attuale incentrata sulle vittime. Allora, siamo d'accordo che la narrazione antifascista negava la pluralità intanto dei soggetti di quella narrazione, negava di fatto, rendeva molto astratto questo avversario che era il fascismo, e di fatto ha portato poi anche a negare tutta una serie di responsabilità. Però mi chiedo, la narrazione basata e alimentata dalla memoria delle vittime, almeno nel nostro paese, cioè per come si è realizzato questo passaggio, è stata veramente una discontinuità o non ha avuto alcuni elementi, a mio parere, di forte ambiguità? Ha scoperto la pluralità delle vittime, quindi la pluralità dei soggetti, questo è sicuramente un passo avanti. Però, incentrandosi appunto in modo, secondo me, unilaterale su questa figura della vittima, in qualche modo, ancora una volta, come faceva il paradigma antifascista nei suoi aspetti appunto più criticabili, rendeva l'altro, l'avversario, qualcosa che rende, mi sembra, di ancora più astratto e quindi poco afferrabile. Quindi di fatto, di nuovo, il tema della responsabilità, che è un tema che in fondo sta sotto tutto questo ciclo, gli incontri che abbiamo fatto e anche il lavoro che come istituto di assistenza stiamo cercando di tenere in piedi. Ora mi sembra che ancora una volta, e per certi aspetti ancora di più, sia un tema sfuggente, perché sono memorie che in fondo vengono una accanto all'altra, ma che poi non entrano in relazione tra di loro, quindi non c'è una reciprocità delle memorie, un confronto che poi possa fare meglio intanto il discorso storico di cui parlava Paolo, e poi appunto una reciprocità che si allarghi, che quindi guardi oltre la cerchia ristretta della comunità, magari della scala regionale, ma superi i confini nazionali, appunto chiama di fatto in causa quel confronto anche tra vittime e responsabili, che molto spesso si scambiano i ruoli
talvolta anche dalla sera alla mattina. La seconda questione, non entro nel merito della discussione si è accesa alla fine sul diritto, è molto interessante, però questa, appunto, dal punto di vista giuridico, sono praticamente ignorante, quindi dirò delle stupidaggini. Però di nuovo, questa centralità delle vittime in quanto portatori di diritti umani che sono stati violati, mi sembra che sostanzialmente il discorso che sempre sentiamo sia questo, i diritti della persona, come anche oggi è stato detto, non è questa un'impostazione riduttiva, quella di, mi pare spesso soffermarsi, è un larghissimo comune denominatore, quindi un punto di partenza applicabile ovunque, quello della tutela dei diritti umani, però poi di nuovo tende, a me pare, delle volte a depoliticizzare la questione. Io credo che molte vittime siano tali perché gli sono stati negati qualcosa di più che i diritti umani, cioè i diritti di cittadinanza, cominciando dai cittadini italiani cosiddetti di religione ebraica, dai lavoratori deportati, da chiunque in quel caso si opponeva o al fascismo, alla macchina da guerra. Questo, di nuovo, non parlare in modo chiaro invece di diritti di cittadinanza credo sia un modo, tutto sommato, di allontanare un po' anche nel tempo, o comunque in una realtà astratta, questo tipo di violazioni, cioè chi le ha fatte e perché, qual era quindi il progetto politico anche che stava dietro a quelle violazioni, che sia anche un modo forse di non fare il confronto con il presente, perché è chiaro che anche oggi i diritti umani sono violati, ma forse anche spesso noi magari riconosciamo i diritti umani ma neghiamo i diritti di cittadinanza, o comunque tendiamo a spostare su quel terreno su cui siamo tutti d'accordo, mentre su cui la cittadinanza lo siamo noi. Invece il problema non sia in qualche misura prima della guerra, della causa del muro, cioè se il problema non inizi prima, e cioè non solo la centralità dell'Olocausto inizia prima, ma intendo dire è il venir meno della centralità dello Stato come centro di regolazione di questi temi, cioè in qualche misura la giustizia penale internazionale è anche una forma, come dire, di diritto privato internazionale che si è affermato, scusate questo bisticcio, però cioè la class action sul livello internazionale in qualche misura è una forma di internazionalizzazione di diritti soggettivi, cioè che almeno prima riconosciuti solo nell'ambito dello Stato, che improvvisamente vengono riconosciuti internazionale, cioè quelle che erano, diciamo, questioni all'interno dell'ambito degli stati incominciano a diventare questioni di carattere sovranazionale, cioè transnazionale. Questo a mio parere si lega anche a un riassetto complessivo dei rapporti internazionali che precede la fine della guerra fredda, in qualche misura l'anticipa, quindi io non chiedo qua un giudizio politico su quello che questo significa, però lo pongo come interrogativo, cioè se in qualche misura proprio la questione della centralità della memoria dell'Olocausto eccetera sia stata una leva importante nella ridefinizione dei ruoli dei rapporti internazionali, cioè se sia stato un punto rilevante su cui dobbiamo riflettere in futuro come storici anche, cioè su che cosa questo, e anche forse come giuristi, cioè che cosa significa la ridefinizione dell'ambito del diritto internazionale e quindi dei rapporti tra gli stati, cioè questo sia uno degli ambiti attorno a cui si sono ridefiniti i rapporti di potere internazionale. Allora, vediamo più brevemente possibile il tema della giustizia internazionale, che sta molto a cuore, anche perché l'opera che ricordava prima sui diritti umani l'ho fatta insieme a un internazionalista e una costituzionalista e abbiamo lavorato molto bene e ho imparato tantissime cose. Però come storico mi pongo una serie di problemi. Allora, la giustizia internazionale rinasce negli anni 90
morta e che rinasce sicuramente, anche se certamente già negli anni Ottanta la quantità di convenzioni internazionali testimonia di questo passaggio dagli stati a un elemento sovranazionale. È negli anni 70 e soprattutto 80 che crescono in modo incredibile l'ONG e quindi un altro attore a livello della giustizia, dei diritti umani, eccetera. Però è negli anni 90 che tutto si trova, diciamo, un maggiore complimento. Cioè dopo 40 anni che di fatto la giustizia internazionale è stata messa in ghiacciaio, come ha ricordato un giurista inglese, Robertson, facendo il confronto alla rovescia, dice, i 30 anni dopo la fine della guerra sono i 30 ingloriosi, i 30 gloriosi dello sviluppo, dell'età dell'oro, della democrazia, del capitalismo, eccetera, dal punto di vista della giustizia internazionale sono i 30 ingloriosi, perché è qualcosa che è meglio dimenticare. Non dimentichiamo che la ripresa forte, che io ritengo enorme l'importanza dei due tribunali internazionali, ma vengono dopo che ci sono stati due genocidi che si potevano, non solo si dovevano, ma si potevano impedire, perché è stata la politica internazionale che non li ha voluti assolutamente impedire, anzi che ha fatto in tutti i modi perché avvenissero. Allora anche questo deve far riflettere proprio per quel rapporto politica e giustizia. Certo, ognuno ha le sue metodologie, però poi la giustizia in Ruanda, io non sono tanto convinto che fosse, insomma, l'ho studiato abbastanza, che i tribunali Gacaca siano la stessa cosa, anzi sono totalmente non convinto che siano la stessa cosa della commissione sudafricana, che è solo qualcosa che lì avviene di tutto, cioè quello che rappresenta in qualche modo, è vero, la giustizia tradizionale, e poi c'è una compravendita di favori, di interessi, cioè quello che serve alla giustizia internazionale è di fare in modo che 100.000 persone che sono ancora in prigione da 20 anni ormai possano uscire, perché loro non sanno. Allora è veramente molto complicato questo. Altro esempio della questione internazionale, sia il Tribunale della Jugoslavia che quello di Ruanda, in modo estremamente meritorio, hanno sancito che lo stupro di guerra, lo stupro di massa, è un crimine contro l'umanità. Questo ovviamente dovrebbe far riflettere anche sul passato, che evidentemente è una consapevolezza che nasce negli anni 90, ma che colpì. Io ricordo le polemiche che ci furono quando ci fu un documentario sugli stupri di massa dell'Armata Rossa a Berlino, la polemica, se lo ricorderanno meglio di me, tra le femministe tedesche, tra quelle e la sinistra tedesca, che dicevano è meglio non parlarne perché sennò si dà arma a diciamo i post-fascisti, e chi diceva sì, ma non possiamo non parlare di numeri che erano 1 milione di donne stuprate, così colossali, quando poi oggi. Ecco, quindi il problema è che la storia poi ha bisogno di una dimensione che è quella della comprensione e della comprensione del contesto, perché mentre con la imprescrittibilità o comunque col processo 3 anni dopo, 20 anni dopo, 40 anni dopo è sempre l'individuo con le prove che si riescono ad avere che viene, il contesto che lo storico ricostruisce è fondamentale, perché oggi noi vediamo che la risposta emotiva che spesso si dà a queste cose da parte della pubblica opinione di oggi è fatta basandosi come se il contesto di oggi fosse quello di 50 anni fa, e quindi di fatto risultando incapaci di comprendere quello che era il contesto da allora e capire anche determinate cose. Io credo che la divisione invece tra giudicare e comprendere deve essere netta. Io ai miei studenti, se quando parlano di Hitler o di Stalin mi usano un aggettivo qualsiasi, io dico guardate, vi tolgo un voto ogni aggettivo che usate, cioè criminale, mascalzone,
non potete, perché voi dovete spiegare perché hanno fatto quello, perché hanno avuto successo, con quali strumenti hanno... Questo è quello che... perché sono processi diversi, è l'insieme poi di tutto questo, della giustizia, della storia, della politica, che si spera dovrebbe costruire la coscienza civile complessiva di tutti. Passo rapidamente alla questione della narrazione. Io anche credo che la narrazione delle vittime, costruita diciamo sulla centralità della Shoah, è in continuità con la narrazione antifascista, perché fondamentalmente sono basate entrambe sulla memoria. Non è un caso, credo, che dove questo è avvenuto meno, in Francia, dove spesso il dibattito della memoria è nato sull'onda di grandi opere storiche che hanno avuto un grande impatto, penso a Vichy, eccetera, le cose sono state un po' diverse, e dove la discussione è stata in qualche modo più ampia, come mi sembra, almeno a partire dall'ormai famoso Historische Streit, è stato in Germania questo. In Italia invece c'è questo continuo appiattimento della storia tra la giustizia e la memoria, ma come ricordava prima Paolo, abbiamo cominciato a insegnare insieme quando sono stati creati improvvisamente 15 corsi di laurea in storia. Adesso, abbiamo fatto ma nel giro di 2-3 anni, adesso non esiste più uno. Cioè, però la storia la fanno veramente un... Allora, questo è qualcosa di cui in qualche modo rendersi conto. Sulla svolta degli anni 90 ho già detto, ma mi sembra che certamente c'è, prima non a caso sui diritti umani, Helsinki nel 75, che costituisce una svolta, un grande studio sui diritti umani, addirittura dice negli anni 70 che rinascono i diritti umani, non nel 45 con la dichiarazione, quindi c'è questa continuità. Però io credo che la fine della guerra fredda crea veramente una situazione anche a livello politico totalmente nuovo, perché non c'è più questo controllo che teneva tutto sotto da parte delle due superpotenze. Un'ultimissima cosa, sempre a proposito della giustizia internazionale. Io ho seguito con particolare interesse, per esempio, i processi in Argentina e in Guatemala sui genocidi, a parte che sono delle sentenze di 1600 pagine, che leggersele, anche se lo spagnolo è una lingua facile, sono... Però intanto sono estremamente interessanti, perché cercano di tirar dentro analisi sociologiche, storiche, eccetera, ma non per fare la storia, ma per cercare di giustificare perché può essere considerato genocidio quello avvenuto in Argentina, il discorso di un gruppo nazionale, di un gruppo generazionale, una cosa complicata, non del tutto convincente, però estremamente. In Guatemala, dove c'è stato un bellissimo processo, poi arriva la Corte Costituzionale che, con delle motivazioni veramente ridicole, cancella tutto, e quindi cancella la verità che in quel momento era insieme giudiziaria e storica. Quindi bisogna anche vedere la giustizia internazionale con queste complessità, oltre alle cose che ricordava Carlo Novani. Non c'è nessuno in tutti i paesi della ex Jugoslavia che dia un giudizio positivo del Tribunale Internazionale dell'ex Jugoslavia, non ce n'è una persona. Allora, questo io sono convinto che ha fatto un lavoro importante e che sia stata un'esperienza fondamentale per la giustizia internazionale. Però bisogna anche capire se la giustizia internazionale fa un grande salto a livello internazionale, ma rispetto a quelli a cui si riferisce è visto invece come un elemento di ingiustizia totale da parte di tutti, senza distinzione, qualche problema probabilmente ci sarà. Domanda sarebbe, ma il tribunale di Norimberga, il processo di Norimberga, non adesso per farci l'esame di coscienza negazionista, ma anch'io sarei incline a vedere
l'ascesa, la costruzione dei diritti, io li chiamerei fondamentali, per quanto non è un linguaggio già entrato, già veramente comune europeo, ma comunque nella nostra carta li abbiamo chiamati così. E perché li abbiamo chiamati così? Perché sono diritti che hanno delle garanzie come diritti di cittadinanza all'interno degli stati costituzionali e hanno delle garanzie internazionali e hanno una natura transnazionale, uno statuto particolare. Questo è quello che anche i giuristi stentano a capire. E questa formazione di questi diritti è la storia e delle loro garanzie, dello sviluppo delle loro garanzie, è una storia che inizia nel secolo scorso, già prima della sua fine precoce. Io avrei ad esempio detto che l'elaborazione, questo kick di questo interesse ai diritti della memoria, la rivendicazione del diritto individuale della memoria, perché gli storici mi parlano sempre solo della memoria collettiva, i diritti individuali della memoria, che sono una novità storica della storia del diritto. E questo vede, secondo me, ma è una visione molto tedesca, col 68. Michelis che dice questa generazione dei figli che scopre i genitori del nazismo incapaci di lavorare il lutto, di sentire un lutto. Questo allora, io non so, qua forse non ci consideriamo più figli del 68, però forse questo un pochino la smossa, perché è entrato un conflitto generazionale particolare che ha investito questi diritti di memoria e che poi ha portato ha fatto crescere qualcosa. Poi, per quanto riguarda la questione della giustizia tardiva, della giustizia, appunto, dei rapporti tra giustizia e storia, è stata una scelta proprio degli anni, della fine degli anni 60, di molti legislatori europei, più o meno sincronizzata, di dire i reati più atroci non solo non li abbiamo ammischiati alla fine, ma anche di abolire la prescrizione. Allora l'ha scelto una generazione di politici che ha fatto questa scelta politica. Possiamo discutere oggi se archiviare questa scelta, se dichiararla superata, se considerare questa legge diventata sopravvenuta irragionevole nel tempo, ma io sinceramente questo non lo vedo, perché non si possa fino alla fine, fin quando una persona è capace di intendere il suo giudice, di spiegarsi, di difendere, anche capace di difendersi, perché la memoria di fatti come Auschwitz si deve smarrire, vuol dire che noi dobbiamo disconoscere il valore delle testimonianze già prima che siano morti i testimoni. Io così non chiuderei le vie della giustizia, mi sembra quella scelta della fine degli anni 60 di dire no alla prescrizione per i reati più atroci e di collocare il lavoro, le vie della giustizia, una scelta giusta di quella generazione che non dobbiamo disdire in questo momento. Allora, il punto sul negazionismo, che ribadisco, non posso qui entrare in una discussione che vorrebbe molte riflessioni sulla libertà di manifestazione del pensiero, ovviamente, ci vogliono dei bilanciamenti. Il punto però che ci divide è una questione a che
quando sul che, sulla condizione del presente. L'elaborazione culturale della Shoah, perché questo è il nostro caso, e non è solo un caso tedesco, potete sempre rivolgere contro la mia macchina, ma io mi considero europeo. Questo caso della Shoah, per quale abbiamo fatto una festività, introdotto una festività. Ditemi chi dei vostri figli, degli insegnanti che sono qua, hanno un posto a scuola che sa come trattare il giorno della Shoah, ditemelo. Io ho fatto formazione con insegnanti, con 80 insegnanti, non c'era una scuola che ce l'aveva nel posto. La scuola sulla Shoah finora ha fallito. Non voglio parlare così male, però su questo punto sicuramente non basta dire scriviamo tanti libri di storici. Il problema è che l'azione della scuola non sa andare avanti, non sa come risolverla. E abbiamo dei ragazzi che dicono non ne vogliamo sapere più, che fanno delle reazioni incredibili contro la memoria della Shoah. E allora, forse, quantomeno con i ragazzi, discutere con i ragazzi se fare negazionismo o meno, lo dovete decidere da voi storici se punire il negazionismo. No, io direi, chiediamo ai ragazzi se punirlo, discutiamo questo problema con i ragazzi, con i futuri cittadini, perché è un problema della generazione futura, della loro Europa. E però bisogna avviare questa discussione, non bisogna sempre dire ah no, di questo non possiamo parlare perché tocca i nostri valori più alti. Non bisogna partire con il veto in partenza, bisogna discutere se la sussidiarietà dell'azione penale in questo caso, cioè già se abbiamo fallito o se non abbiamo fallito. Io purtroppo ho la sensazione che vedendo cosa succede in termini di ripresa di antisemitismo, che abbiamo fallito e che pertanto è meglio intervenire subito, cioè metterlo all'ordine del giorno. Non è una questione di deciderlo ieri o domani, ma di non aspettare più una legislatura. Questo è il termine del costituzionista, e questo va messo all'ordine del giorno della legislatura. Se si chiude a gennaio, a quando meno della prossima legislatura. Tutto questo, scusate. In un dibattito, allora, scusate l'estrema sinteticità che a volte può anche sembrare superficialità, per temi. L'assolutizzazione della Shoah come male assoluto e soprattutto l'apertura di quella che Agnès Vievorka ha definito l'era del testimone avviene in realtà con il processo Eichmann a Gerusalemme, il quale è il primo grande processo che impone la testimonianza della vittima come fondamento processuale. A Norimberga, intendendo per Norimberga il processo dei maggiori criminali di guerra, non è che la Shoah non è entra, ma non c'è nessuna sfilata di testimoni dei campi sopravvissuti e così via. C'è anzi una ricerca molto puntuale e molto approfondita della documentazione, tant'è che se vedete gli atti del processo principale di Norimberga sono vari volumoni, soprattutto con la documentazione. Col processo Eichmann a Gerusalemme, per una serie di motivi di strategia processuale che ben si comprendono all'interno di un uso pubblico della storia che viene fatto dallo Stato di Israele, da Ben Gurion, in quel momento, per cui appunto, come ha scritto uno storico israeliano, il settimo milione, gli israeliani erano il settimo milione, cioè rappresentavano anche i 6 milioni di ebrei uccisi nella Shoah, è il testimone che arriva in prima fila. Ora,
Io non ce l'ho con i testimoni, per carità. Il diritto individuale alla memoria è fondamentale, sono d'accordo. Il diritto alla narrazione, a essere ascoltato, è fondamentale. Quello che in questa monumentalizzazione però della memoria, di chi dice io c'ero, e sono io che vi posso dire come sono andate le cose perché c'ero, è discutibile, è che la visione del testimone è sempre una visione indubbiamente parziale e indubbiamente decontestualizzata, come diceva prima Marcello, storico, deve contestualizzare, il contesto è complesso, e indubbiamente tende poi a mettere sotto sullo stesso piano le vittime, nel senso che se io sento la testimonianza di un ebreo sopravvissuto a un campo di sterminio o la testimonianza di un tedesco sopravvissuto alle deportazioni forzate dopo la fine della guerra da est verso ovest, nella quale muoiono, mi pare, 2 milioni di tedeschi per stenti, per fame e così via, o se sento la testimonianza delle donne di conforto dei giapponesi o delle tedesche violentate in massa dopo la fine della guerra, è chiaro che l'empatia nei confronti della vittima è identica. Le vittime, proprio perché sono vittime, spingono a una condivisione umana delle loro sofferenze, ma il giudizio storico non è lo stesso, non è lo stesso. Il fatto che nel corso della Seconda Guerra Mondiale i crimini contro l'umanità siano stati commessi da tutti gli attori della guerra, perché i bombardamenti terroristici sulle popolazioni civili vengono considerati oggi crimini contro l'umanità, e lo sono, indubbiamente. Non ci può mettere sullo stesso piano tutto, se no arriviamo alla stessa situazione per cui in Italia, visto che c'è stata una guerra civile e che la violenza è stata utilizzata da entrambi, partigiani e fascisti repubblicani, sono tutti identici perché tutti hanno fatto e hanno subito violenza. Quindi io credo che in effetti questo tema del testimone è un tema molto scivoloso, perché tende a eliminare le responsabilità storiche. Se vogliamo ritornare un attimo sul caso italiano, l'indignazione che si è diffusa in Italia quando sono stati scoperti i fascicoli giudiziari sui crimini contro i civili commessi dall'esercito tedesco e dai fascisti repubblicani suoi alleati, ha portato a dimenticare o comunque a non prendere assolutamente in considerazione che quell'archiviazione illegittima per la quale è stata chiamata in causa la ragion di Stato, e indubbiamente la ragion di Stato ha avuto un suo ruolo, perché appunto si trattava di non mettere in imbarazzo la Germania, soprattutto a metà degli anni 50, quando si parlava di riarmo della Germania, è stato solo uno dei fattori che ha portato a l'archiviazione. Il fattore fondamentale dal 47 in poi è stata la volontà caparbia dei governanti italiani di non concedere l'estradizione di ufficiali italiani accusati di crimini di guerra, soprattutto dalla Jugoslavia, e richiesti dalla Jugoslavia. Gli storici l'hanno dimostrato perfettamente, cioè c'è tanta di documentazione al Ministero degli Esteri con rapporti soprattutto dell'ambasciatore Guaroni, che diceva: ma badate che se noi insistiamo a chiedere l'estradizione dei tedeschi in Italia per processarli, come facciamo contemporaneamente a rifiutarci di dare i nostri ufficiali italiani che vengono richiesti dalla Jugoslavia? Cioè, ancora una volta, la vittimizzazione della storia da parte degli italiani ha portato a scordare le responsabilità italiane, intanto in tema di crimini di guerra,
perché appunto italiani vittime, ma mai italiani carnefici, e poi in tema anche di insabbiamento di questi processi. Vorrei sottolineare che non c'è stato, io credo, nessuna condanna di un tribunale italiano per crimini commessi in Jugoslavia o in Grecia o per crimini coloniali, no? E che ancora oggi il tema è molto sottile, perché le procure militari sono riluttanti ad aprire procedimenti contro soldati italiani accusati ora, cioè se ne sta aprendo uno forse alla procura di Roma per crimini commessi dagli italiani in Grecia, ma c'è l'incubo della famosa amnistia Togliatti, che è vero che escludeva i reati particolarmente efferati, ma c'è un florilegio vergognoso di sentenze della Corte di Cassazione per definire cos'è particolarmente efferato. Le conoscete già probabilmente, per cui neanche la violenza di gruppo, lo stupro di gruppo, le unghie schiacciate definiscono reati o crimini particolarmente efferati. E vengo qui all'altro tema sollevato sulla prescrizione. È vero, alla metà degli anni 60 si decide che la prescrizione di reati particolarmente gravi non esiste. E però anche qui è una bella dimostrazione di come il diritto sia una tavola molto spesso teorica. La Germania distingue, io ancora non so i termini tedeschi, in italiano lo traduciamo assassinio e omicidio. L'omicidio è quello, diciamo, semplice, non aggravato, che dopo 20 anni si prescrive. L'assassinio è quello aggravato da particolari motivi di crudeltà, di abiezione, così via, non si prescrive. Ebbene, dopo questa importante decisione sulla prescrizione, tutti i tribunali tedeschi si sono, in relazione a crimini commessi in Italia, non conosco la situazione per crimini commessi nei confronti di altri paesi, si sono lasciati andare a elucubrazioni, compreso l'ultimo di Stoccarda, che ha richiesto l'archiviazione per una serie di ufficiali tedeschi che in Italia erano stati condannati all'ergastolo per la strage di Sant'Anna di Stazzema, di elucubrazioni su che cos'è che definisce un reato assassinio invece che omicidio. Per cui, per esempio, nei confronti del comandante della Gestapo di Genova, responsabile di una serie di stragi, tra cui quella della Benedicta, di giovani partigiani che vengono fatti mettere su una trave, su una fossa scavata il giorno prima da ebrei, a 6 per 6, e poi fucilati cadendo nella fossa dove vedono i corpi dei loro compagni, condannato all'ergastolo dal tribunale di Torino, condannato a 6 anni, mi pare, dal tribunale di Stoccarda, ma non ne sono sicuro, sentenza annullata dalla Corte Suprema di Karlsruhe, con la motivazione che sì, questa modalità di esecuzione era particolarmente crudele, ma dato che l'SS riteneva che invece fosse normale e rientrasse nella prassi comune, non era in grado di cogliere la particolare efferatezza di questa modalità di esecuzione, per cui non di assassino si trattava, ma di omicidio che dopo 20 anni si prescrive. È solo una di tante sentenze che ha liberato persone incriminate perché non ha ritenuto che vi fossero particolari casi di particolare crudeltà, e quindi porta appunto a ritornare. Io credo che la retributive justice abbia dei forti limiti, soprattutto quando avviene a posteriori, perché tu puoi mettere tutte le tavole delle leggi che vuoi, ma poi sono le opportunità,
è l'opportunità politica di certi processi quella, quella che conta. Evidentemente, soprattutto nei confronti degli italiani, in Germania in questi anni l'opportunità politica era di negare che in Germania fossero stati in Italia fossero stati commessi crimini di un certo tipo. Allora c'è la restorative justice, come veniva già ricordato, che è già qualcosa di più complesso, di più articolato, e che io ritengo che soprattutto dopo un determinato numero di anni dovrebbe essere prevalente nei confronti della retributive justice, anche se anche lì si pongono problemi enormi, perché ritornare nella situazione, nello status ante quo, nello status precedente il crimine, a volte è impossibile, è molto difficile. Vi è una politica, per esempio, all'interno delle, di quelli che sono atti simbolici di riparazione, che è tutta quella che viene chiamata la politica delle scuse ufficiali. Vorrei ricordare, per esempio, che nei confronti delle Comfort Women, i giapponesi hanno, tutti i primi ministri giapponesi si sono profusi in una marea di scuse. C'è un elenco, se voi andate su Wikipedia e vedete un elenco di scuse, credo ne ho contate 30-40, quello che loro però si rifiutano di accettare è che lì sia stato commesso un crimine contro l'umanità e che queste donne abbiano diritto a un indennizzo per questo. Su questo non è proprio, non sono disposti a transigere, così come le autorità tedesche, per tornare ai discorsi che facevamo a cena, sono disposte a riconoscere che nei confronti degli internati militari italiani è stata fatta un'ingiustizia, sono state perpetuate ingiustizie, a fare un memoriale a Berlino, sia pure in un quartiere periferico, a finanziare alcune iniziative proposte dalle loro associazioni, ma sul tema di concedere degli indennizi agli internati militari che sono ancora in vita proprio non ci sentono, tant'è che hanno adito la Corte Internazionale di Giustizia proprio per evitare le sentenze della Cassazione italiana che invece riconoscevano questo diritto all'indennizzo. E infine sulla giustizia internazionale, io credo che è difficile dare un giudizio, perché da un lato effettivamente da novembre in poi è partito un processo di elaborazione di cultura giuridica e di cultura tout court che fa sì che oggi siamo molto più sensibili ai temi dei crimini contro l'umanità e anche dei crimini di guerra, cioè che oggi un bombardamento di popolazioni civili sia un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità, lo dobbiamo anche all'elaborazione che è partito da novembre. Però effettivamente le considerazioni che riportava Carchi Novati, il fatto che non c'è terzietà, il fatto che alcuni tra i principali criminali autori di recenti crimini di guerra non verranno mai chiamati in giudizio, faccio un nome, Putin e quello che è stato fatto in Cecenia, insomma, voi ve immaginate Putin incriminato da un tribunale penale internazionale, o se volete gli Stati Uniti, quello che è stato fatto in Iraq, in Afghanistan e così via. Kissinger mi porta a essere molto scettico su quella che a un certo punto è apparsa come un'utopia, l'utopia di una giurisdizione universale per cui qualsiasi Stato che aderiva, aveva firmato certi convenzioni, certi principi, poteva processare al suo interno, con la sua giurisdizione nazionale, qualsiasi criminale riconosciuto come criminale o indicato come criminale contro l'umanità, senza togliere il fatto che la cosa che diceva Flores si può applicare non solo a Ruanda e alla ex Jugoslavia, ma alla Germania dell'immediato dopoguerra, nella quale l'opinione pubblica tedesca era quasi unanimamente contraria a tutti i processi che furono svolti a Norimberga, non solo quello principale,
ma anche i 12 processi successivi alle varie categorie, nonché i processi svolti da tribunali militari regolari al di fuori della Carta di Norimberga di Gran Bretagna e Stati Uniti contro ufficiali tedeschi. Il tema appunto di quella che allora venne definita, prima che Danilo Zolo, furono i tedeschi a definire la giustizia dei vincitori, rappresentò uno dei temi fondamentali del dibattito politico e delle relazioni internazionali fra Germania e gli ex occupanti poi diventati alleati. È un dopo nazista. Sì, sì, è nazista, ma che Adenauer fece proprio e che cavalcò e che poi gli Stati Uniti accettarono quando nel 1947 decisero di porre fine a questo termine, scarcerarono tutti i criminali tedeschi che erano stati condannati all'ergastolo, quelli giustiziati non li poterono riportare in vita dalla tomba se non l'avrebbero fatto, e decisero che di questi processi non se ne faceva più, non se ne sarebbe parlato più. Il che per dire che, insomma, io credo che effettivamente i limiti della giustizia penale internazionale siano molto ampi anche in questo aspetto di indurre, diciamo, popoli responsabili di crimini a riflettere sulle proprie responsabilità. C'è il rischio di avere invece l'effetto opposto, di chiuderli in un recinto di vittimismo e quindi di bloccare il riconoscimento delle proprie colpe. Non certo in difesa della giustizia penale internazionale, che anzi mi vede molto tiepida. L'unica, non c'è neutralità, ma non c'è neutralità neanche nel processo della Corte Costituzionale tedesca, cioè la negazione dell'Olocausto, che tenta di distinguere tra fatti e opinioni. Esiste un fatto neutro non visto dall'occhio dell'osservatore. L'unica cosa che può dare una qualche aura di neutralità è la procedura di questi tribunali, delle corti. Secondo me il valore della giustizia internazionale non è semplicemente quello di contribuire alla costruzione di figure quali stupro etnico, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, vedere che ci sia un risarcimento, un indennizzo dopo un crimine di guerra, e poi magari questi saranno agiti non dalla giustizia, cioè saranno agiti dalla giustizia degli stati. Per esempio, a agosto di quest'anno c'è stata una decisione della Corte Interamericana dei Diritti Umani che per la prima volta ha stabilito il risarcimento per un sopravvissuto alle torture di Pinochet. Quindi un sopravvissuto alle torture di uno Stato, c'è una Corte internazionale, ancorché convenzionale, che stabilisce un obbligo di risarcimento. Da dove viene questo? Viene da questa stratificazione che si sta facendo grazie all'opera dei tribunali internazionali. Quindi secondo me questo può essere il valore aggiunto di questi tribunali. Sicuramente non sono neutri, su questo sono d'accordo, però possono contribuire a dare degli strumenti agli stati. E la giustizia statale poi ha tutte le pecche della giustizia statale, però è quella che abbiamo. Nel mio concetto di giustizia internazionale, la giustizia internazionale è agita anche dagli stati, non è soltanto quella delle corti internazionali, è anche agita dagli stati quando si tratta di crimini di rilievo internazionale, come i crimini contro l'umanità che sono stati compiuti dalle dittature in America Latina. E qui mi fermo, grazie.